teatro programma le settimane, vabbè, la stagione di un teatro lirico comprende produzioni di opera, musica sinfonica, balletti, musica da camera, perché facciamo anche questo. La settimana tipo è magari, non so, il martedì, diciamo che il lunedì, almeno in Italia e in quasi tutta l'Europa, ma soprattutto diciamo, in Italia, così è considerato il nostro giorno libero. Quindi dal martedì cominciano magari le prove, non so, dobbiamo fare un concerto sinfonico il venerdì, quindi magari il martedì facciamo delle prove, non so, dalle 10 del mattino all'1 e poi una pausa pranzo e poi dalle 3 fino alle 6 di sera e proviamo nel palcoscenico con il direttore che dirigerà e poi magari se c'è un solista. Magari appunto facciamo queste ore, 6 ore di prova dei brani che dobbiamo eseguire. La stessa cosa magari mercoledì, poi magari il giovedì si fa una prova e poi una prova generale o al pomeriggio o alla sera in base alle esigenze del teatro. E il venerdì di solito c'è una prova, chiamiamola così, di assestamento la mattina e alla sera c'è il concerto. Se invece è una settimana dove facciamo una produzione d'opera, allora magari cominciano le letture di questa opera. Allora voi dovete sapere che mentre, quando l'orchestra comincia le letture di un'opera, cioè comincia, non so, la Traviata a fare le prove con il direttore per leggere insieme, i cantanti di quest'opera hanno già cominciato molto prima, perché hanno le prove di regia, le prove di costume, cioè come li dovranno vestire, come si dovranno muovere sul palcoscenico. Di solito cominciano le prove appunto di lettura che durano un paio di giorni, al massimo 3 giorni, più o meno dalle 5 alle 6 ore al giorno di prova. Assieme, cioè cosa vuol dire? Che l'orchestra scende nella buca, non so se avete mai visto un teatro, la fossa d'orchestra, la buca d'orchestra, diciamo l'orchestra viene messa lì, al buio, e sopra, e cominciano le prove insieme con i cantanti, e dopodiché, dopo un paio di giorni di prove, magari c'è una prova generale, e poi cominciano le recite, cioè gli spettacoli. Di solito un'opera lirica, a differenza di un concerto sinfonico che può essere eseguito una volta e al massimo con due repliche, un'opera lirica magari ci sono 5, 6, 7 repliche di quest'opera. E nella settimana delle repliche magari succede che il martedì abbiamo la recita la sera, il mercoledì cominciano le prove di qualcos'altro, poi il giovedì c'è un altro spettacolo e di solito il fine settimana, venerdì, sabato e domenica, ci sono gli spettacoli appunto di quest'opera. Quindi diciamo è una settimana dove si suona molto e bisogna anche trovare il modo di ritagliarsi il tempo per studiare, magari perché si hanno altre cose da fare, perché si devono preparare dei concorsi o dei concerti o delle altre cose.